Mercoledì 11 maggio 2022, scuola di preghiera, ultimo incontro con i due gruppi, Loyola e Bea. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Qualche minuto per entrare in relazione con la nostra energia più profonda. Quella dalla quale è più ricco e intenso e generoso il nostro metterci alla presenza di Dio. Respiriamo profondamente e appunto entriamo in noi stessi, nel nostro corpo, nelle nostre cellule, nei movimenti interiori dei nostri organi, con la gratitudine e la consapevolezza di essere ciascuno di noi un miracolo che arriva in questo momento presente da milioni e milioni di anni di evoluzione delle specie, di incontri tra i pianeti, di galassie. Lunghissimo, lunghissimo viaggio di circostanze che ci è impossibile controllare e di cui siamo figli. Desiderati da Dio e dal cosmo, nel nostro essere infinitamente complessi e infinitamente semplici e infinitamente fragili. Qui, in questo momento, con altre persone con cui abbiamo attraversato gli spazi evangelici e il tempo dei mesi scorsi, di nuovo senza esserci scelti, è quindi un dono e un mistero ancora più grande il fatto che si sia qui insieme, ci si scambi questo tempo così prezioso, queste intuizioni, quelle espresse e quelle non espresse, e con la consapevolezza di questa così, goccia di vita che ciascuno è, di questo piccolo bicchiere di vita che siamo insieme. Possiamo estendere, portare la consapevolezza all'ambiente intorno a noi, la città e questa primavera, un po' assetata ma così generosa di luce. E alla regione nella quale viviamo, collegarci con le regioni in cui sappiamo che magari vivono alcuni dei nostri compagni, e poi ad altri paesi, ad altre terre. E
paura, le guerre, i movimenti, le decisioni, le speranze, che si esprimono prima di tutto come movimenti di anime, no? Come movimenti di parte profonde che arrivano poi alla luce e a volte si scontrano, producono disastri, e a volte si incontrano e producono bene, solidarietà, speranza, fiducia, generosità, senso di sacrificio. Ecco, colleghiamoci a queste parti buone. Osserviamo il pianeta Terra, di cui facciamo parte, e chiediamo scusa per l'assurdità di pensare a quanti conflitti lo attraversano. E quanta cecità e avidità e soprusi lo popolano. E come noi guardiamo questa terra, così possiamo immaginare e sentire che la guardino con affetto, trepidazione, amore, presenza, gli aiuti invisibili, le persone che hanno camminato sul pianeta che non ci sono più, i santi del passato e del presente e chissà anche del futuro, e gli angeli e tutte le entità a noi magari sconosciute ma che ci nutrono, ci proteggono, ci guidano, ci soccorrono, ci consolano. E con tutti loro, in questa frazione di tempo nel quale siamo qui insieme, chiediamo la grazia di poterci mettere alla presenza di Dio, della Santissima Trinità e in particolare di Gesù, ci ha guidati nei mesi scorsi alla conoscenza di sé e di noi stessi e dei compagni e delle compagne con cui abbiamo camminato in questi mesi. Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, i miei progetti siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Questa sera chiederemo la grazia, una delle ultime grazie chieste nel libretto degli esercizi, che recita: conoscenza interna di tanto bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente io possa in tutto amare e servire Sua Divina Maestà. Il brano del Vangelo sono le ultimissime parole del Vangelo di Matteo, la missione universale dei discepoli. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Nel Vangelo di Matteo, prima di questo episodio, abbiamo letto e pregato l'apparizione del risorto alle donne. E non ci sono nel Vangelo di Matteo altri racconti di apparizione. Quindi l'istruzione che era stata data alle donne era quella di invitare, comunicare ai discepoli che Gesù si sarebbe presentato loro e li avrebbe incontrati in Galilea. La composizione del luogo, dunque questo passaggio dalla scena precedente a questa scena, segue, non descritto, investe uno spostamento geografico da Gerusalemme alla Galilea. Una novità che è sapere che Gesù crocifisso è risorto. E la comunità dei discepoli che avevano seguito Gesù a Gerusalemme, che avevano assistito alla passione, ora deve trasferirsi e tornare in Galilea. Sono giorni e giorni di viaggio, sono tante cose da organizzare, luoghi da lasciare, bagagli da fare, comunicazione da darsi, scambi. Proviamo a prenderci un po' di tempo per immaginare questo viaggio di ritorno da Gerusalemme al nord, in Galilea, verso un luogo che era un monte, ma questa comitiva, questo gruppo di persone, molto probabilmente non abitava nello stesso villaggio, no? Quindi c'erano vite diverse, destinazioni diverse, mondi diversi a cui i discepoli, ora senza Gesù, ritornavano. In giorni e giorni di viaggio, quindi con tutte le situazioni, gli incidenti che possono accadere durante un viaggio e i paesaggi che vengono attraversati, le soste lungo questo viaggio. Da Gerusalemme, dopo la festa, la lunga, lunga, lunga festa di Pasqua, che aveva radunato tanti ebrei da tante parti della Palestina del primo secolo e magari anche dalla diaspora, tornano. Sono centinaia e decine di migliaia di persone che lasciano Gerusalemme per tornare alle loro case dopo la Pasqua. Una sorta di controesodo. È il controesodo dei discepoli, dei seguaci e del movimento intorno a Gesù, è una parte di questo grande movimento. Carri, carrozze, animali, locande, soste, viaggi, aspettative, cieli, deserti, campi, colline, imboscate, checkpoint. Immaginiamo questo flusso di tante persone all'interno delle quali appunto ci sono discepoli e le discepole di Gesù con le loro famiglie e le loro attese e i loro sentimenti.
il loro credere che Gesù è risorto, alla testimonianza delle donne e il loro dubitare. Come sempre, cerchiamo di immedesimarci in qualcuno, in una persona in particolare. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Una nuova scena, un monte in Galilea, con gli occhi, lo sguardo, il corpo di questo discepolo o di questa discepola. Immagino il monte nel suo aspetto fisico e il mio raggiungere il monte. Cammino da solo, da sola, con qualcuno. In quanti siamo? Ci sono solo gli 11, come precisa Matteo? O ci sono più persone? Come sempre, che ora del giorno è? Che clima c'è? Che cielo vedo? Che orizzonte ho intorno a me? E come si configura, come mi appare il luogo sul monte preciso in cui ci sediamo e aspettiamo. E anche questo è un momento carico di possibilità. Dove la nostra immaginazione è invitata ad addentrarsi, no? Di scambi, di parole, di sguardi, di attese, di gesti. Quindi chi sono e come sto e dove mi situo all'interno di questa radura o di questo spiazzo o di questo, chissà, magari forse anche un bosco, un monte. E Gesù arriva. Quando lo videro, come appare Gesù, come è vestito, come incede, da dove arriva? E se ci prostriamo, tra il momento in cui appare e il momento in cui ci prostriamo e lo riconosciamo, al punto da adorarlo, come forse non ci era capitato spesso di fare in quella forma, ha un aspetto divino, angelico, nel suo corpo risorto. Come immagino, come vedo il risorto? E come lo vedono le persone intorno a me? Alcuni dubitano, sono fra coloro che dubitano o coloro che credono. Forse se dubito è perché Gesù è troppo lontano, è ancora lontano per poter essere riconoscibile. E Gesù si avvicina. E dice a
Me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Inizia così il suo discorso. Non ci saluta. E se ci saluta, che cosa dice? Che gesti compi? Compie. Che cosa fa per farsi riconoscere da coloro che dubitano? E in che modo si esprime la sua gloria, il suo corpo glorificato? E come, in che immagini si traduce nella mia mente questa dichiarazione? A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Che cosa vuol dire questo per me? E subito dopo, andate dunque, c'è una consegna di potere importante. E fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È una consegna importante. Se Gesù fa una pausa, se non dice altro, mi chiedo, battezzare? Cosa significa battezzare? E mi tornano alla mente, se sono stato un discepolo di Gesù negli anni della sua missione, le situazioni in cui ho visto Gesù battezzare, gli apostoli battezzare, forse noi stessi battezzare, Giovanni Battista battezzare. Che cosa è il battesimo? Che cosa implica? Che cosa comporta? Che cosa dona? Di quale dono? Oltre ai gesti, all'immersione nell'acqua, alla fede che richiede, alla conversione da cui è preceduto e da cui è seguito il rito del battesimo, che cosa, quale trasformazioni porta? Perché è un onore che mi viene dato? Come lo sento questo onore? E non solo battezzo, no? Ma battezzo insegnando, quindi oltre al rito del battesimo c'è la pratica dell'insegnamento di questi misteri a cui sono stato iniziato personalmente da Gesù, tanto da essere stata chiamata a essere su questo monte, qui, oggi, in questo momento, con i compagni, le compagne, i bambini. E se l'emozione è troppo forte, respiro, chiudo gli occhi e nel mio cuore unisco il Gesù di fronte a me risorto al Gesù che porto nel cuore. Ed è questo unire, ricordare, desiderare, fare memoria,
proiettare, sperare nel grande cielo dei misteri del regno. Sarà quello che insegno, sarà quello che invito altri, tutti i popoli, a osservare e forse questo pensiero e questo essere inviato, inviata in missione, appunto mi spaventa, mi fa interrogare. E fa interrogare, sento che c'è un brusio, un fermento fra le persone intorno a me, di stupore, di ancora già come quando fummo chiamati come discepoli e discepole lungo la via, no? Ma come? Proprio a me, proprio io? E anche quando salivamo sul monte ci dicevamo, ma come? Proprio a me, proprio io? E Gesù, il risorto, davanti a me e davanti a noi, faccio uno sforzo per vederlo, sembra intendere questo pensiero e dice, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fino all'ultimo, l'ultimo luogo in cui ci sono i popoli, fino all'ultimo, all'ultimo tempo in cui esiste il tempo, fino all'ultimo, all'ultimo gesto di un giorno qualsiasi nel quale mi interrogo su come testimoniare quello che ho visto, quello che sento, quello che amo. In Gesù e in Dio. Nello Spirito. Gesù è con me. Gesù è con noi. E così ci lascia Matteo. E con Sant'Ignazio, nell'esperienza della contemplazione immaginativa, possiamo chiederci, e poi lì, sul monte che Gesù ci ha indicato, sul quale siamo saliti, e dove lo abbiamo incontrato, poi come si scioglie questa assemblea? Come decidiamo di scendere di nuovo nei nostri villaggi? Che cosa facciamo nelle ore successive? E soprattutto in che modo ci disponiamo a sentire, anche se non lo vediamo più, che Gesù è con noi ogni giorno, ogni istante, tutti i giorni, per sempre e da sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.